Bentrovati in una nuova puntata della Stanza del Sindaco. Siamo in collegamento via Skype con il primo cittadino di Pergola, Simona Guidarelli, che saluto e ringrazio. Prima volta di una donna sindaco a Pergola? Sì. Buonasera a tutti, grazie a voi per questo collegamento. Mi avrebbe fatto piacere avervi ospiti qui fisicamente nel mio ufficio, ma purtroppo non è possibile. In questo periodo sono cambiate tante cose, noi stiamo cercando di tornare alla normalità, quindi i nostri studi si stanno gradatamente riaprendo, però utilizziamo anche questa modalità, ma cercheremo di raccontare Pergola proprio attraverso le parole del sindaco da maggio 2019, sono stati 13 mesi intensi questi, eh? Sì, molto intensi sicuramente, con tante cose nuove da dover affrontare, tante problematiche diverse rispetto a quelle, no, che mi sarei potuta aspettare. Insomma, questo periodo sicuramente è stato molto molto particolare, molto difficile e ancora le difficoltà non sono ovviamente, no, concluse. Insomma, stiamo uscendo da questa emergenza sanitaria, ma ancora non dobbiamo dimenticare che nulla è finito, insomma, non ne siamo fuori, le difficoltà sicuramente sono molte. E allora andiamo proprio a parlare di questo periodo particolarmente pesante che tutte le Marche hanno vissuto, in particolare la provincia di Pesaro Urbino, ma non solo. Che tipo di strategie avete messo in campo a Pergola? Sì, sicuramente anche il nostro paese è stato notevolmente colpito dal Covid, dal virus, e non è stato semplice. Ci siamo imboccati le maniche con l'idea, l'intento che era proprio quello, il momento di mettersi sotto, lavorare sodo, il momento di amministrare, cercare di risolvere i problemi, di essere vicino ai cittadini, di essere vicini ai cittadini. Non era il momento di fare politica, di cercare visibilità o altre azioni, ma sicuramente c'era una forte necessità di essere molto vicini alle persone, molto vicini ai cittadini. Quindi tutti gli uffici, in particolare ovviamente quello dei servizi sociali e l'assessorato in particolare che è stato più interessato è proprio quello dei servizi sociali, si sono messi al lavoro per fare questo, sia tramite l'attivazione di servizi, ecco, da svolgere comunque presso le famiglie, quindi la spesa a domicilio, la consegna dei buoni spesa, tante cose, tante azioni, anche telefonate di sollievo, tante azioni, alcune che erano già presenti e sono state intensificate, altre attivate appositamente nel periodo di emergenza, ma sicuramente tante sono state le azioni che si sono messe in campo proprio per essere vicini alle persone maggiormente colpite, in questo caso gli anziani o chi doveva rimanere solo a casa in quarantena o comunque isolato, anche se non a causa del Covid, ma per precauzione, le persone più anziane comunque che erano sole e non potevano, ecco, avere servizi di assistenza anche da loro stessi parenti. Quindi ci si è attivati in questa direzione e devo dire che un enorme lavoro lo hanno svolto i volontari, quindi un ringraziamento da parte mia e di tutta l'amministrazione. Sicuramente è sempre doveroso in queste occasioni, quando mi capita di parlare nelle interviste, colgo sempre l'occasione per farlo, per ringraziare tutti coloro che si sono spesi dedicando il loro tempo agli altri. E in questo momento è stato ancora più importante, più prezioso, no, questo lavoro, ed è stato forse anche più difficile farlo perché comunque le persone mettevano veramente anche a rischio, si esponevano mettendo a rischio la propria salute. Quindi sicuramente tutte le associazioni, dal Comitato di Croce Rossa locale al gruppo di protezione civile Catre Cesano, ma anche Caritas, Auser, Antea, e tutte le associazioni, adesso non sto a nominare tutti, però un ringraziamento enorme per il lavoro fatto in questi mesi va sicuramente a tutti i volontari. Le persone come hanno reagito, soprattutto nel periodo più duro, quello con le restrizioni? Siamo a Pergola, una comunità di 6.000 abitanti circa, Circa, sì. in un Sì, territorio sì. anche abbastanza vasto, con tante frazioni e una popolazione un po' in linea come per la Regione Marche, in età piuttosto avanzata. Come hanno reagito a questo lockdown i pergolesi?
La reazione è stata sicuramente buona, come dicevo, c'è stata molta solidarietà tra le persone e io penso abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che spesso presenta delle difficoltà logistiche a livello di collegamenti, a livello di servizi, eccetera, eccetera, però in questo frangente il risultato essere positivo, il fatto comunque che la maggior parte delle persone hanno uno spazio all'esterno, intorno a casa, quindi anche i periodi più brutti di restrizioni si sono potuti vivere con un pochino meno di difficoltà, forse no, penso sempre a chi abita in condomini anche molto grandi, in città grandi, adesso magari anche città a noi vicine, anche lungo la costa, più grandi, in condomini in cui ci si ritrova magari in più persone all'interno di spazi piccoli, quindi sia persone anziane che bambini. Dover trascorrere le giornate forzatamente dentro casa in spazi piccoli sicuramente non è una cosa semplice. Da questo punto di vista noi siamo fortunati avendo degli spazi, no, all'aperto sicuramente più importanti a disposizione, quindi questo è stato, diciamo, un punto a nostro favore. La popolazione ha reagito bene e le difficoltà ovviamente sono state tante, sia per quanto riguarda i contagi, che è innegabile, insomma, che anche il nostro paese sia stato toccato in maniera forte dal virus, così come, no, diceva giustamente lei, la provincia all'interno, la nostra provincia all'interno delle Marche è stata quella maggiormente colpita e questo poi si è sentito anche nelle zone più interne, oltre alle città principali della costa. Ci sono stati numerosi decessi, purtroppo i decessi sono stati 17, dovuti, insomma, a decessi di persone che avevano comunque contratto il Covid, alle quali è stato riscontrato il Covid. Abbiamo ancora alcuni positivi che stanno completando il percorso, che si è rivelato essere molto lungo. Ci sono state persone pergolesi che sono stati ricoverati in ospedale, alcuni, ma altri che hanno svolto anche la quarantena completamente a casa, ma che sono dovuti rimanere per praticamente un paio di mesi. Quindi il percorso è sicuramente molto, molto lungo. Il nostro paese è stato coinvolto maggiormente soprattutto per quanto riguarda la presenza dell'ospedale qui in paese e i contagi avvenuti alla casa di riposo. Quindi ecco, se guardiamo un po', analizziamo un po' quella che è stata la situazione e tutti i contagi che ci sono stati, la maggior parte sono comunque originati dalla struttura ospedaliera, quindi o personale che ha prestato servizio lì e poi purtroppo è stato contagiato a sua volta anche i familiari, o persone, anziani soprattutto, che si erano recati in altri ospedali, non tanto quello di Pergola, ma che si sono dovuti recare in altri ospedali della regione e poi sono tornati, ecco, appunto alla casa di riposo o comunque a casa dopo aver purtroppo no, subito il contagio. Quindi sicuramente questi due elementi sono quelli che hanno influito maggiormente. Come dicevo, al momento ci sono ancora, parliamo di quattro persone coinvolte proprio ecco, ancora positive in questo percorso comunque che sta andando verso la guarigione. Ci sono poi altre persone in quarantena preventiva perché hanno avuto dei contatti con casi di ripositivizzazione e quindi ancora non ne siamo usciti, non possiamo purtroppo gioire di quel numero zero, no, che in alcuni comuni, insomma, che in alcuni luoghi si annuncia con grande gioia e che speriamo presto di poter annunciare anche noi. E infatti il motivo per il quale ci piaceva raccontare anche una realtà che appunto ha vissuto in prima linea una difficoltà così significativa, anche la fatica che si fa nel ripartire, perché ora la regione, come diceva lei, appunto festeggia questi numeri così positivi, tanti comuni si dicono Covid-free e speriamo davvero che questa volta sia contagioso questa guarigione che sta andando avanti. Per ripartire, sindaco, appunto, una comunità ferita, messa alla prova con l'ospedale che diventa anche luogo vulnerabile, ospedale per voi, tra l'altro, da sempre al centro di una serie di battaglie, come Sì. si riparte?
Sì, riparte con difficoltà. Per fortuna la caparbietà, no, e lo spirito comunque, no, dei marchigiani si sente in questo. Si riparte con difficoltà perché al di là dell'emergenza e dei problemi sanitari in sé, sono molti i problemi economici, ovviamente, che si sono venuti ad aggravare una situazione già compromessa, che sappiamo, no, la crisi degli ultimi anni che attanaglia un po', insomma, tutto il territorio, soprattutto le zone interne, soprattutto i comuni più piccoli. Noi abbiamo un centro storico molto bello, nel quale però da diversi anni, da parecchi anni, a mano si riscontrano sempre più chiusure di attività, sempre meno abitanti che decidono di vivere, di continuare a vivere nel centro, ma preferiscono i quartieri più periferici. Quindi questo fatto, insomma, sicuramente era già presente da diversi anni. Il rischio adesso è che le difficoltà economiche vadano ad aggravare maggiormente una situazione, come dicevo prima, ecco, già compromessa. Sicuramente lo spirito c'è e la ripartenza è in corso, ma non è semplice. Le difficoltà pratiche sono moltissime, anche dagli stessi protocolli che bisogna adottare, da tutte le azioni che bisogna mettere in campo, che è giusto però mettere in campo, ci mancherebbe, no? Come dicevo prima, non dobbiamo dimenticarci che comunque, anche se adesso possiamo uscire, andare a mangiare una pizza, possiamo andare al bar o incontrare gli amici, non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo comunque adottare tutte le precauzioni possibili perché l'emergenza non è terminata, no? Questo essere liberi forse ci illude un po' le persone che tutto sia finito, in realtà non è così e dobbiamo stare molto attenti a far sì che poi non si torni indietro in qualche modo perché sarebbe veramente peggio. Per quanto riguarda le azioni che abbiamo deciso di portare avanti, proprio per essere più vicini alle famiglie e alle attività, soprattutto alle piccole imprese e commercianti, oltre al filone relativo alle famiglie, ai privati, quindi a tutti i buoni spesa, no? Con i fondi arrivati comunque dallo Stato che sono stati distribuiti alle famiglie pergolesi, insieme ad altri fondi che sono arrivati da un conto corrente che abbiamo attivato e che quindi altri cittadini hanno voluto donare, come dicevo prima, questo senso di comunità, questo senso di aiuto è stato veramente forte e questa è una bellissima cosa. Oltre quindi agli aiuti, ecco, alle famiglie, abbiamo pensato a degli aiuti per essere più vicini alle attività che con difficoltà hanno dovuto prendere il loro lavoro dopo un periodo di fermo forzato. Ovviamente come sindaco, come amministrazione, le cose che si vorrebbero fare, le azioni che si vorrebbero mettere in campo sono tantissime, ma purtroppo poi non sempre si riesce a fare tutto quello che si vorrebbe, no? Le limitazioni sono tante e sono forti anche per noi. Noi stessi sindaci in questi mesi siamo stati molto preoccupati per gli stessi bilanci del comune, no? Perché comunque, a parte le difficoltà delle aziende, ma gli stessi comuni hanno avuto notevoli difficoltà, l'incertezza di avere minori entrate, non sapere alcune spese da cosa sarebbero state coperte, è stato un periodo veramente duro. Per fortuna degli interventi sono arrivati da parte dello Stato, insomma da parte della Regione, da parte degli altri enti. Non tutto è ancora chiaro, non tutto è ancora coperto, però una buona parte insomma si è risolta. Come dicevo, abbiamo pensato inizialmente a degli interventi più piccoli che potessero comunque sfruttare in qualche modo il momento di fermo, quindi soprattutto per quanto riguarda gli operatori turistici, ma non solo, commercianti in genere, durante il periodo di lockdown ancora abbiamo attivato dei webinar gratuiti per i partecipanti, proprio per ragionare insieme, per fare comunità, per fare squadre e ragionare insieme su come ripartire. Quindi quelle sono state delle piccole occasioni, ma importanti secondo noi per pensare a come ripartire e sfruttare intanto quel momento di fermo con quello che la tecnologia, no, per fortuna oggi ci mette a disposizione. È bello vedersi di persona, però questo fermo forzato è stata un po' l'occasione per riscoprire delle modalità che a volte sono molto comode, molto utili per portare avanti delle iniziative. E, successivamente, abbiamo adesso individuato circa 40.000 euro per degli interventi che andremo a definire nelle prossime settimane. Stiamo aspettando di capire riguardo alla Tari in particolare, no? Cioè, tutti i ragionamenti, diciamo così, degli ultimi mesi, per cui è giusto che chi non ha prodotto in quei mesi perché forzatamente non ha potuto lavorare, è giusto che paghi di meno, ma ancora non si è chiarito, non si è capito da dove la copertura poi debba arrivare, se ci sarà un intervento dello Stato,
come c'è stato per quanto riguarda il suolo pubblico, per cui le attività possono non pagare il suolo pubblico perché comunque interviene direttamente lo Stato. Per la Tari questo ancora non è chiaro, si sta definendo e quindi stiamo aspettando di capire se quell'intervento ci sarà. Questi soldi li utilizzeremo per comunque sovvenzionare, per aiutare i piccoli commercianti, le piccole aziende che sono dovute rimanere chiuse, ma in altra forma, altrimenti contribuiremo a diminuire la tariffa, insomma la cifra che devono pagare per i rifiuti. Quindi ancora non abbiamo individuato con precisione, in attesa di questi chiarimenti. Oltre a questo intervento ne stiamo definendo invece un altro che fin dai primi giorni abbiamo individuato e abbiamo deciso, che va nella direzione di rimborsare gli interessi che i commercianti, appunto le piccole aziende, devono pagare e pagheranno per quanto riguarda i mutui liquidità che hanno attivato, per i quali lo Stato si fa garante e il Comune decide di intervenire affiancando in questo caso lo Stato per rimborsare gli interessi, in modo tale che per il negoziante, per la piccola impresa che attinge a questo mutuo, non ci sia per niente il carico degli interessi e quindi possa usufruirne al massimo. Anche questa, ecco, è un'iniziativa, insomma, che per la quale abbiamo previsto all'incirca sui 60.000 euro. Ovviamente si vorrebbe fare tanto, si vorrebbe fare di più, ma non sempre è possibile, no? Nei bilanci dei nostri piccoli comuni non è semplice reperire fondi, mai. Io in questo anno di esperienza da sindaco ho avuto la conferma di quello che prima potevo vedere magari da fuori alcune volte, ma di come effettivamente sia difficile, no? Far quadrare tutto. Il nostro impegno è massimo per cercare di ottimizzare ogni situazione, quindi anche dare il via ad altri lavori, altre iniziative, altri interventi, è sempre un modo per creare lavoro, per creare movimento, per creare economia. Intervenire direttamente con fondi da dare, da mettere proprio nelle tasche dei nostri cittadini, delle nostre imprese, è purtroppo molto difficile. Mi diceva dell'estate, perché l'estate è sinonimo di turismo per una cittadina come Pergola e di vivacità. Tra l'altro stiamo vedendo come quest'anno saranno soprattutto gli italiani a scoprire le bellezze, e quindi ci si aspetta un discreto movimento. Sì, io ho utilizzato più volte lo slogan turisti sotto casa, no? Cercando di invitare tutti a fare i turisti sotto casa. Abbiamo delle bellezze molto vicine a noi che spesso neanche conosciamo, no? Perché oggi poi che ci si sposta molto nel mondo, abbiamo tante cose belle da vedere, da valorizzare e a volte non le conosciamo neanche. Questa è l'occasione per apprezzarle di più e tutto questo ha un duplice effetto, sia arricchire noi stessi che arricchire il nostro territorio, perché magari fare un pochino di più i turisti sotto casa, andare a mangiare nel ristorante sotto casa in paese, andare a visitare il museo che abbiamo in paese, anche se siamo di Pergola, abitiamo a pochi chilometri e magari l'abbiamo già visto anni fa, è comunque un modo per rendere più vivi i nostri territori in questo momento in cui ne hanno estremamente bisogno, no? Per sostenere le attività del posto che forzatamente sono dovute rimanere chiuse e che comunque sono il tessuto del nostro territorio, della nostra città, no? E quindi ecco, questo fare i turisti sotto casa è una cosa in cui credo molto e credo abbia un gran valore in generale, ma soprattutto in questo momento. Purtroppo ovviamente le iniziative più grandi che solitamente caratterizzavano l'estate pergolese, così come quella di tanti altri paesi a noi vicini, quest'anno non sarà possibile portarle avanti. Si possono fare delle cose, ma anche qui torniamo un po' al discorso di prima. Si possono fare, ma con estrema difficoltà, perché bisogna avere molta cautela, bisogna adottare tanti protocolli, tante precauzioni, quindi spesso ci si chiede, insomma, se si riesce, se vale la pena o se il rischio, no, sia maggiore, purtroppo. Quindi iniziative più grandi sicuramente non ci saranno, perlomeno per il momento. Abbiamo comunque sin da giugno, inizio giugno, ho pensato di offrire per il mese di giugno un biglietto scontato proprio al nostro Museo dei Bronzi Dorati, proprio per i residenti nelle Marche, proprio per incentivare, no, questo turismo più vicino, e di ampliare quella che era un'iniziativa che anche negli scorsi anni veniva realizzata, cioè dei fine settimana dedicati in particolare al tartufo negli scorsi anni. Quest'anno abbiamo pensato di ampliare un po' l'iniziativa e proponiamo da giugno, adesso anche durante il mese di luglio,
consiglio dei fine settimana colorati, colori e tinte a tavola, per cui partendo da colori diversi abbiamo dei menù, dei piatti particolari negli agriturismi, nei bar, insomma nei locali del territorio. Da lì poi ci sono delle visite guidate, altre iniziative, delle mostre, insomma tutte delle cose che possono attirare un turismo che può essere anche locale, come dicevamo prima, o meno locale, e che permette di dare movimento al territorio pur rimanendo all'interno di una tipologia di attività no, compatibili con quello che è il momento, con quelle che sono le esigenze purtroppo. Museo con questo gruppo archeologico dei Bronzi Dorati straordinario, addirittura conteso perché molti hanno capito il valore di questa cosa che invece è vostra, tra l'altro un museo anche molto moderno, innovativo, quindi una bella esperienza da vivere, qualche sconto, la possibilità di assaggiare il tartufo che c'è un po' tutto l'anno a Pergola, anche questa è un po' una caratteristica, il vino. Sì, sì, sicuramente le opzioni per venire a Pergola sono diverse. Ripeto, quest'anno sarà tutto un po' più difficile, però abbiamo un territorio, abbiamo molti spazi all'aperto, numerosi agriturismi anche molto belli, con proprio ecco, spazi all'aperto anche in campagna, quindi sicuramente da questo punto di vista il distanziamento, il fatto di vivere all'aperto ci aiuta e ci permette di accogliere comunque in estrema sicurezza anche i turisti che vogliono comunque muoversi nonostante le limitazioni, nonostante le difficoltà, le precauzioni da rispettare, ma è fattibile farlo e quindi giustamente c'è chi no, si sta già muovendo e sta arrivando per qualche giorno di vacanza, per qualche giorno di relax e di riposo. Questa è davvero una bella notizia per Pergola, ma un po' per tutto il sistema turistico. Sindaco, in chiusura la vorrei riportare da dove eravamo partiti, no? Questa sua avventura politica che è andata a buon fine nelle elezioni del 2019, tra l'altro contro un avversario anche tosto, no? Quindi immagino anche la soddisfazione con una lista civica Pergola Unita, unita perché non lo era prima? Il nostro senso è Pergola Unita Insieme, poi era proprio il nome della lista e uno dei nostri obiettivi principali, proprio quello di ricompattare la comunità, di ricreare questo senso di comunità, di partecipazione, di condivisione che nel corso degli anni si era perso, secondo me, insomma, secondo noi e secondo il mio gruppo, ecco. E quindi questa è una delle nostre dei nostri obiettivi principali, quello proprio di ricreare, ricompattare la comunità. Proprio perché in momenti difficili, in momenti di maggiore crisi, come quelli comunque che no, si stanno vivendo negli ultimi anni, credo che sia fondamentale in piccoli paesi come il nostro, dove poi ci si conosce tutti, riscoprire proprio questo senso di appartenenza, di costruire qualcosa insieme. Anche per questo avevamo inserito proprio la parola insieme, il nome del gruppo, perché è una parola nella quale crediamo molto. Ecco, abbiamo bisogno di essere un paese unito e di andare tutti in una stessa direzione, no? In modo da rendere più efficaci, in modo da non disperdere energie, da rendere più efficace qualsiasi tipologia di intervento. I progetti poi per farlo, le iniziative da mettere in campo sono tante. Io in campagna elettorale ho detto più volte, credo nel lavorare su due binari, credo che da una parte Pergola abbia bisogno di migliorare nella quotidianità, nelle piccole azioni e quindi l'amministrazione debba mettere uno sforzo maggiore nel risolvere i problemi dei cittadini di tutti i giorni, ma contemporaneamente lavorare anche su un binario diverso, parallelo, che abbia obiettivi a medio e lungo termine più ambiziosi. Ora, tra questi ad esempio il progetto di cui abbiamo parlato più volte, proprio il nostro progetto delle tinte, quello che partendo dalla nostra storia, dal quartiere delle tinte, dai tintori, vuole guardare un po' il futuro e creare lavoro attorno a questo. Adesso qui non ho il tempo per spiegarlo maggiormente, però ecco, è per dire che oltre alla quotidianità, alle piccole cose, alle piccole azioni che non vanno mai dimenticate, alla vicinanza, no, al cittadino che non va secondo me mai dimenticata, anche con quel rapporto umano che per fortuna nei nostri paesi piccoli è sempre ancora possibile, però contemporaneamente ci vogliono progetti più grandi da mettere in campo che stiamo portando avanti.
avere una strategia e una visione sì più a lungo termine. Ora purtroppo tutto è stato un po' rallentato in questi mesi dalle difficoltà dovute al Covid, come dicevamo prima, anche gli stessi uffici comunali hanno lavorato a regime ridotto e quindi le cose si sono rallentate, le problematiche come dicevamo sono tante, però piano piano si sta ripartendo. Sindaco, siamo quasi in chiusura, io intanto la ringrazio per questa intervista, questa volta la tecnologia non ci è venuta molto incontro e chiedo anche scusa a chi ci segue da casa, ma sarà l'occasione per riparlarci magari in modalità diversa. In conclusione le chiedo... poi a settembre si vota per le regionali, facciamo una sorta di campagna elettorale a rovescio, cioè un territorio come Pergola cosa chiede a chi andrà al governo della regione Marche? Beh, un territorio come il nostro, un territorio interno che ha notevoli difficoltà, no? Soprattutto legate allo spopolamento, alla mancanza di servizi, alla mancanza di collegamenti ottimali, quindi problemi proprio logistici, chiede sicuramente un'attenzione da parte del governo centrale. Perché le esigenze, le difficoltà sono diverse rispetto a quelle che possono avere le città della costa. Quindi io credo che sia molto importante che questa attenzione per le aree interne ci sia sempre forte, perché rappresentiamo comunque un territorio molto importante, magari con meno popolazione, ma sicuramente molto bello e molto importante per tutta la regione, no? Alla fine siamo, io credo sempre che siamo in situazioni complementari, nel senso che la costa ha delle bellezze, ha delle esigenze, l'entroterra ne ha altre, ma sono da considerarsi due realtà complementari e quindi entrambe vadano tenute sicuramente in considerazione. A volte magari si tende a tralasciare un po' le esigenze di quello che è l'entroterra, anche in seguito al fatto che ovviamente ha un numero di abitanti minori e quindi si tende un po' a tralasciarlo. Credo che ci sia forte invece la necessità di avere attenzione, di avere rappresentato il nostro territorio anche in regione, insomma, ho fiducia che questo potrà avvenire. Di avere un'alta considerazione, perché se le Marche sono così belle, sono anche diventate famose, tra l'altro questo 2020 doveva essere proprio l'anno della regione Marche, è proprio per questa doppia, tripla anima che ha la nostra regione, fatta di tante cose belle e di tanti territori meravigliosi. Bisogna essere bravi a valorizzarle tutte, secondo me, perché sono una di gioco all'altra, cioè ognuna è favorevole all'altra se riusciamo a valorizzarle tutte nella loro specificità e differenza. Riusciamo a vincere anche le partite più difficili. Grazie a Simona Guidarelli, il sindaco di Pergola, grazie davvero per questa intervista e buon lavoro. Grazie a lei, grazie, buona serata. Io saluto anche voi, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata della Stanza del Sindaco.